Buonasera a tutti, sono Marcello Zeppi, come diceva Michalizzi. Volevo ringraziare peraltro Michalizzi di questo invito, okay, unitamente alla Fedic. Ho potuto apprezzare, grazie anche al direttore della Mostra Internazionale del Cinema, questo fecondo, duraturo rapporto che hai saputo costruire, quindi a nome mio personale, a nome dell'Associazione Montecatini Cinema e per quanto mi concerne anche per la mia parte di Fedici, volevo ringraziarti per questo grande lavoro che ci dà una dignità paritetica, come ha riconosciuto le parole del direttore. Volevo anche dire che il mio intervento è anche abbastanza improprio, perché io vedo il mio mega direttore Giancarlo Zappoli, che ringrazio della sua presenza. Sarebbe stato anche opportuno che Giancarlo dicesse qualcosa su questo festival. 13 anni di conduzione come direttore artistico, per quanto mi riguarda ho un rapporto oggi, quest'anno, da amico. Riconosco che il lavoro che oggi celebriamo è un lavoro che viene da molto lontano. Il mio intervento invece riguarda specificatamente l'edizione internazionale. Il Festival del Cinema di Montecatini è un festival internazionale. L'aggettivo rimarcato dal presidente Merlino era, secondo me, necessario. Abbiamo una divisione in campo tra un festival nazionale, che è quello di San Giovanni Valdarno, storico, affermato, e abbiamo un festival del cinema internazionale che continuamente si deve conquistare sul campo questa dizione, affinché non sia meramente una parola, ma sia, come sostiene il nostro presidente, un dato di fatto oggettivo. Io vado dal 1995, per esempio, in giro per il mondo, con permanenze di mesi continue, specialmente in Russia, e per me il fatto di andare costantemente all'estero è un punto importante, non solo professionale, ma della mia stessa esistenza. L'International Roadshow, che ho lanciato l'anno scorso, ma che quest'anno sta avendo un impeto più consistente, nasce da una esigenza: il confronto costante con i centri di elaborazione delle nuove conoscenze, ovunque siano creati e sviluppati, valorizza le differenze, siano esse culturali, ambientali, storiche, tecniche e anche formative. Per tutti noi, studiare i processi che compongano gli archetipi della narrazione cinematografica e della comunicazione globale prevede una attenta analisi dei contenuti che compongano le nuove forme di espressione. L'utilizzo delle immagini è ancora oggi un mondo tutto da scoprire. In omaggio alla storia e all'identità internazionale del Festival di Montecatini, noi intendiamo promuovere dei centri di distribuzione del film e del cortometraggio Fedic. È una richiesta esplicita che ha fatto il presidente Roberto Merlino. Noi l'abbiamo accolta. Non si può giudicare gli altri se non partiamo dall'analisi e il giudizio che diamo di noi stessi. La formazione della quale è portatore il presidente Roberto Merlini, la formazione continua, è indispensabile per una crescita che è sotto gli occhi di tutti la necessità. Noi abbiamo una storia incredibile, sento la responsabilità dei 64 anni di storia. Questi circoli di cultura cinematografica che promuovono il cinema Fedic sono molto importanti, ma devono avere rispetto per il cinema Fedic. Quando io sono andato a Ekaterinburg e sono stato accolto dal presidente dell'Unione dei Filmmaker della Federazione Russa, della regione di Sverdlovsk, che rappresenta non solo la terza città più importante della Federazione Russa, dopo Mosca e San Pietroburgo, ma è una regione molto importante perché è a cavallo fra l'Europa e l'Asia. Le persone che sono il presidente dell'Unione dei Filmmaker, che siede nello stesso tavolo di Nikita Maikolkov, e la direttrice Lidia Nemchenko, che ha il festival di cinema più longevo di quella zona, sarà la nostra partecipante alla giuria. Queste persone che fanno la storia, che hanno fatto la storia del cinema russo, sono il nostro confronto.
è la nostra dialettica, la ricerca di chi siamo oggi e rilanciare su quello che viene fatto nel mondo. E a Ekaterinburg abbiamo due circoli di cultura cinematografica che trasmetteranno da questa edizione del festival per tutto l'anno i film della Fedice. A Ekaterinburg non c'era il cinema italiano, lo hanno cercato, ma non c'era, hanno cercato Nietzsche, il nuovo cinema italiano, hanno cercato il RIF di Roma, hanno cercato altri festival, compreso Venezia, tutti gli hanno detto di no perché era scomodo andare a Ekaterinburg. Invece noi ci siamo andati e abbiamo trovato degli amici e la possibilità, loro portano il loro cinema al Festival di Montecatini e il Festival di Montecatini porterà a dicembre il meglio, il the best di Montecatini a Ekaterinburg. Ma anche perché ho trovato nelle situazioni di confine, no? Delle necessità di espressione per molti che non avevano la possibilità di scrivere tutti i giorni sui giornali, ma io vedo i giovani con quale volontà si avvicinano al mondo del racconto. La piattaforma Kamal che abbiamo inserito quest'anno ci sarà d'aiuto, perché? Perché ci crea uno strumento formidabile di interazione a distanza dove si può stare in una stanza, parlare 7-8 persone, invitando magari le persone che stanno a Ekaterinburg o che stanno a Sydney, che noi abbiamo invitato, riunirci allo stesso tavolo virtuale ma con la persona presente e nello stesso tempo passa dietro di noi un film che possiamo commentare. Questo è il primo anno che noi abbiamo fatto questo accordo con Kamap, la piattaforma è basata a Londra, ma gli inventori, lo dico con orgoglio, sono ragazzi italiani. Penso di aver detto tutto e ringrazio per avermi dato questa opportunità ognuno di voi. Grazie a te per l'intervento.